Si è conclusa qui in prefettura poco più di un'ora fa la riunione tecnica presieduta dal prefetto Pietro Signorello con i vertici delle forze di polizia per mettere a punto un piano di prevenzione sul territorio che preveda tra le altre cose un punto sulla rete di videosorveglianza che potrebbe essere potenziata soprattutto sul Carso, ma non solo. Nel paese di Morrupino, dove è avvenuto il crimine lunedì sera, per esempio, telecamere non ci sono. Intanto la Procura di Trieste ha aperto un fascicolo contro ignoti anche per tentato omicidio sul fatto di sangue, lo conferma il procuratore capo Antonio De Nicolo. Le indagini sono coordinate dalla sostituta Lucia Baldovin. La contestazione del tentato omicidio è data dal fatto che Fabio Galgaro, imprenditore di 66 anni, è sopravvissuto per puro caso. La pallottola dell'arma da fuoco che gli è stata sparata contro è entrata dal collo e gli è uscita dalla schiena. Le sue condizioni continuano a migliorare, ci riferisce la figlia, ma al momento l'uomo preferisce non parlare alla stampa per passare con maggiore tranquillità il periodo di convalescenza in ospedale. In queste ore la squadra mobile prosegue nelle sue attività, squadra mobile della Questura Triestina che sta analizzando tra le altre cose i video delle telecamere, soprattutto quelle fornite dal comune di Sgonico per individuare il veicolo utilizzato dal o dai malviventi. Fino a ieri non si era ancora trovato il bossolo che permetterebbe di individuare almeno il tipo di arma. Galgaro ha riferito di essere stato aggredito da una persona sola, ma è possibile che almeno un'altra accompagnasse l'assalitore e gli abbia fatto da palo e o d'autista. Quello che si sa è che colui che ha messo le mani addosso all'imprenditore chiedendogli soldi e rubando il Rolex dopo avergli sparato è fuggito in direzione della strada. Una delle ipotesi, ma non l'unica, è che si tratti proprio della banda del Rolex che ha imperversato a Trieste negli mesi scorsi e su cui ci sono indagini in corso. La speranza di chi vive nei paesini del Carso è che si tratti di un episodio isolato. In ogni caso i controlli nella zona dell'altopiano sono già stati intensificati. Elisabetta.